anche della minoranza. Ha fatto scombussolato, almeno apparentemente, dalla nottata di festeggiamenti, Francesco De Pasquale, sindaco eletto di Carrara, si è presentato questa mattina con i 5 membri della sua giunta già designati per annunciare le prime mosse della sua amministrazione. Ascoltiamolo sempre da Cinzia Chiappini, in suo servizio. Primo, ascoltare i cittadini, a iniziare dai dipendenti del comune e delle partecipate, per individuare le criticità e le aree di miglioramento. Si partirà con Amia per concentrare gli interventi necessari al miglioramento del decoro urbano e mettere i dipendenti in condizione di lavorare al meglio. Francesco De Pasquale si è lasciato subito alle spalle i festeggiamenti per l'elezione e a poche ore dall'annuncio ieri notte della sua netta vittoria al ballottaggio è già pronto a mettersi all'opera. Il punto di partenza sarà dunque la macchina comunale, in particolare le partecipate, su cui il sindaco Grillino non ha mai nascosto di voler mettere le mani. Nei consigli di amministrazione arriveranno presto esponenti competenti e vicini alle idee del Movimento 5 Stelle, ha commentato Matteo Martinelli, prossimo assessore al bilancio e alle partecipate. I grillini hanno spiegato di voler tornare subito tra la gente, nei quartieri e nei paesi a monte, per prenderci cura dei problemi delle persone, a cominciare da quelli a breve termine, ha detto De Pasquale, citando la riapertura della Caravella, del Parco della Padula o della Sala Amendola. Affiancato da tutti i componenti di giunta già individuati, il sindaco Grillino ha confermato che tra le cose da fare subito c'è anche la modifica al piano della sosta, valutando con i tecnici la possibilità di consentire la sosta temporanea di cortesia fino a un'ora. Subito dopo, ma senza attendere troppo, l'amministrazione Grillino affronterà il nodo del nuovo regolamento degli agri marmiferi. Intendiamo muoverci in tempo per mettere in campo un approfondito confronto con le forze produttive e sociali, rispettare la scadenza del 31 ottobre e quel che più conta, dotare finalmente la città di questo importantissimo strumento, ha concluso il nuovo sindaco, anticipando che anche su questo sarà aperto un percorso di ascolto a strettissimo giro.